Fate attenzione. Vi racconterò la storia di Hansel e Gretel, due poveri bambini che sfuggirono alla vecchia strega e tornarono a casa felici e contenti. Hansel e Gretel. Viveva nel bosco una famiglia poverissima che aveva due figli, un bambino di nome Hansel e una bimba di nome Gretel. Il padre non sapeva come sfamarli e una sera, dopo aver discusso a lungo con la moglie, decise di abbandonarli nel bosco. I bambini, che non si erano ancora addormentati, sentirono ogni cosa e Gretel, spaventatissima, si mise a piangere. Sorellina mia, non piangere. La consolò Hansel. Vedrai che con l'aiuto di Dio tutto si aggiusterà. Appena Gretel si fu addormentata, Hansel, senza farsi scorgere da nessuno, uscì piano piano di casa, andò al fiume e si riempì le tasche di sassolini. Il giorno dopo, benché con il cuore pieno di angoscia, i genitori li portarono nel bosco, ma Hansel rimase indietro e seminò i sassolini lungo il sentiero. Arrivati in mezzo al bosco, il padre disse: «Raccogliete legna, bambini. Vi accenderò un bel fuoco, così non avrete più freddo. Noi andiamo a tagliare legna qui intorno e appena finito verremo a prendervi». Ma non tornarono più. Quando venne la notte, Gretel si mise a tremare per la paura, ma il fratello la prese per mano e, seguendo i sassolini, la ricondusse a casa. Il giorno dopo i genitori li portarono di nuovo nel bosco e Hansel seminò lungo il sentiero bricioline di pane. Gli uccelli però le beccarono tutte e così i due bambini non ritrovarono più il sentiero. Allora si misero a vagare nel bosco. Dopo tre giorni, quando ormai stavano per morire di fame, videro su un albero un uccellino bianco come la neve. Seguendo il suo volo, giunsero a una casina piccina, fatta di marzapane con canditi, con il tetto di cioccolato e con i vetri di zucchero filato. Immaginarsi la gioia dei bambini, Hansel incominciò subito a mangiare un pezzettino di tetto e Gretel a rosicchiare i vetri della finestra. A un tratto si udì venire dall'interno della casa una tremula vocina. «Chi rosicchia la mia casina?» I bambini risposero ridendo. «È il vento! Il vento pazzerello!» Proprio in quell'istante la porta si spalancò e comparve una vecchina, la quale li invitò a entrare e preparò per loro un bel pranzetto con mille e mille ghiottonerie. Poi preparò per loro due soffici lettini perché si potessero riposare tranquillamente. I bambini erano felici. Non sapevano, poveretti, che quella vecchina era una strega cattiva, la quale attirava i bambini nella sua casa per mangiarseli. E infatti, appena si furono addormentati, la vecchia afferrò Hansel con le sue mani ossute, lo trascinò nella stalla e ve lo chiuse dentro. La mattina dopo svegliò Gretel e le disse: «Su, poltrona, alzati! Va a prendere l'acqua nel pozzo e prepara qualcosa di buono da mangiare per tuo fratello. È giù nella stalla e deve diventare bel grasso, perché me lo voglio cucinare al più presto!» Gretel era disperata, ma dovette fare quello che le aveva ordinato. La strega ogni mattina andava a trovare Hansel e gli diceva: «Hansel, metti fuori il dito. Voglio vedere se sei grasso abbastanza». Ma Hansel, invece del dito, metteva fuori un ossicino e la vecchia, che ci vedeva poco, credeva fosse quello il suo dito e si meravigliava che non ingrassasse mai. Alla fine però si spazientì e decise di non aspettare più a lungo. Chiamò Gretel e le disse: «Su, presto, portami dell'acqua! Grasso magro, domani ammazzo Hansel e me lo cucino!» La bimba fu costretta a riempire d'acqua la grande caldaia e ad accendervi sotto il fuoco. «Prima penseremo al pane», disse la vecchia. «Ho già acceso il forno. E senti se è caldo abbastanza». E spinse la povera Gretel verso la bocca del forno, con l'intenzione di gettarvela dentro e di mangiare anche lei. La bimba però aveva già capito la sua malvagia intenzione e le chiese come avrebbe fatto per entrare nel forno. «Brutta stupida!» rispose la vecchia. «La bocca del forno è tanto grande che ci passo anch'io. E guarda!»
e vi mise dentro la testa. Allora la bimba le diede una spinta e la cacciò dentro del tutto. Poi le chiuse alle spalle lo sportello. Oh! Oh! Cominciò a urlare la vecchia. Ma Gretel corse da Hansel e gli aprì l'usciolo gridando: siamo liberi! La vecchia strega è morta! Hansel saltò subito fuori e insieme entrarono nella casa della strega, dove trovarono molte casse piene d'oro e di pietre preziose. Ne presero a manciate, si riempirono in fretta il grembiule e le tasche, poi se ne fuggirono via. Cammina, cammina, alla fine giunsero in riva a un fiume. Gretel vide una grande anitra bianca e gridò: anitra, anitra bella, puoi tu portarci sull'onda fino sull'altra sponda? Detto fatto, l'anitra trasportò di là i due bambini, i quali riconobbero subito il bosco e scorsero in lontananza la loro casetta. Allora si misero a correre, si precipitarono in casa e saltarono al collo dei loro genitori. Gretel scosse il grembiule e le pietre preziose caddero sul pavimento. Hansel, a sua volta, ne tirò fuori a manciate dalle tasche. Così non patirono più la miseria e la fame e vissero per sempre insieme, felici e contenti. Vi è piaciuta la storia? E allora sappiate che oltre a Hansel e Gretel, ne conosco molte altre. Il brutto anatrocolo, Biancaneve, Pollicino e così via. Le volete sentire? Ditelo alla vostra mamma. Sono tutte fiabe per voi.